Renato, sono in volo, sono Aldo. Appena decollato da Bergeggi il 3 di gennaio, sembra che il mondo del volo libero sia venuto qua. Abbiamo un numero di parapendisti incredibile. Allora qui non tiene tantissimo, torniamo verso il decollo. Abbiamo anche i deltaplani oggi, con tanto di campione italiano, Christian Ziyech, credo anche a un buon livello mondiale. Sembra che Bergeggi oggi sia proprio il centro del volo libero italiano. Basta guardare le macchine e i delta messi qua sotto. Non so se riusciamo a vedere il decollo. Eccoli qua. Ora ci vorrebbe che il vento aumentasse un pochettino. Quel tanto da farci salire un centinaio di metri e lasciare lo spazio per tutti. Ecco, questo mi sembra Sandro, vediamo se è lui. La vela pare la sua, anche l'imbrago. Questo deve essere Beppe. Renato laggiù in fondo, altissimo. Stranamente qua c'è un buco di vento. Sandro! L'ottimo sarebbe che si alzasse ancora un po' il vento. C'è proprio poco qua, eh? Quasi un po' di sottovento, probabilmente più ovest di quello che sembra. Dai. Ah, c'è uno di là. Vediamo un po' se mi tira un po' su qua. Mamma mia, è proprio poco, eh. Viene molto bene dal decollo, però dalla parte o, beh sì, giusto, quello ovest. Qui c'è un po' di sottovento.
basterebbe che il vento aumentasse un filino. Che sono già nella scendenza qua, faccio passare questo perché parto la ripetizione. Si fa dire qua una ventina di metri. La posizione del cronometro non è ottimale. Ecco, se questo punto qui potesse dare un po', è abbastanza libero. Vena 1-0 per me. Avanti. 1-0 per me. Sopra di me, qualcuno sotto e siamo a una quota rispettabile, 3,34, sono 35 metri sopra il decollo, 35. Un pelino aumentato.
scia. Sembrerebbe che gli Skywalk lasciano una bella scia, eh? Almeno se è quello lì che me l'ha lasciata. Penso che sia una delle giornate più affollate dell'anno a Bergegi. C'è ancora i Delta in volo. Quattro lì, c'ho l'acceleratore girato. Ora poi in un momento di tranquillità lo sposterò. Arrivare là, quanto è? 3.29. Togliami un po' da sto casino qui, perché qui è sempre più turbolento. Thank you.
paura che il volo stia finendo. Allez, Delta in volo. Sento anche turbolenza. Ai ai ai, cazzo, cazzo. Cosa che non... Secondo me si sta girando nettamente da ovest la fazenda. Quindi la componente salire sta diminuendo. Piove. Thank you.
peccato. Bastava 2 metri più alto e facevo top. Fra poco! Guarda che bella cosa che fanno quelli. Sono arrivati, eh? Siamo 3.13, appena sopra il decollo, appena sopra il decollo.
prendiamo anche un modello. Ecco, siamo in un momento di nuovo di cala. Siamo praticamente a quello del culo. Col vento così fare top in questo senso è praticamente schiantarsi. No, no. Comincia! Forse piove su finale! Peccato, avrei voluto fare top, ci poteva anche, ma troppo traffico. Temo che a questa quota 2,79 siamo 20 metri sulla quota. È vero di un miracolo. Dai, proviamo un po' andare di qua. Tanto che abbiamo un po' panorama. Sento sprinettare, qui non tiene niente, presumo di essere prossimo all'atterraggio.
Eccolo lì Renato. Renato, piove secondo te? Siamo sotto vento qui. Non si vedono i daini che girano sempre qua. Quercia da sughero, tutte quercia da sughero sono queste. Era meglio ieri, ma anche il voletto oggi ce l'abbiamo fatto a fare. E là! Guarda lì, che sequenza di atterraggio che c'è. Ci ha buttato giù tutti. Poveracci quelli col Delta, come non li invidio proprio.